Le scorte di legno della Germania sono a livello record. Con una riserva totale di oltre 3,7 miliardi di metri cubi, la Germania è il paese più ricco di legno d'Europa. Da oltre 300 anni qui cresce più legno di quanto ne venga utilizzato ed il legname da ardere è la fonte energetica rinnovabile più importante per la produzione di calore. Landwirt.com, il mercato online per l'agricoltura. L'azienda bavarese HDG Bavaria si è specializzata nel riscaldamento ecologico a legna e continua a sviluppare la tecnologia delle proprie caldaie. La caldaia a gassificazione di legna HDG 30,50 è sul mercato dal 1996. Nel corso degli anni è stata continuamente ottimizzata e sviluppata, tanto che la HDG 30,50 è leader di mercato tra le caldaie a legna con caricamento dall'alto. La caldaia HDG Euro è costruita in maniera molto solida, pesa circa una tonnellata, il che significa che è pesante quanto una piccola automobile. Guardando sotto la copertura, si vede il robusto corpo della caldaia, sia per i 10 mm di spessore della parete del pozzetto di carico o per l'ugello del bruciatore che pesa oltre 30 kg o per la griglia di combustione in tre parti del peso di 42 kg, anch'esso realizzato in ghisa. Ci sono poche caldaie che possono competere con la robustezza dell'HDG Euro. Questa costruzione massiccia è naturalmente una garanzia per la lunga durata della caldaia. Grazie alla sua costruzione massiccia, il comodo caricamento dall'alto e non da ultimo per il grande volume del pozzetto di carico da 220 litri, l'HDG Euro entusiasma gli appassionati di riscaldamento a legna. Nel 2020 siamo passati da un riscaldamento a gasolio al riscaldamento a legna. Abbiamo scelto l'HDG 50 euro, da 50 kW. Abbiamo esaminato diversi modelli e alla fine ci siamo rivolti al nostro installatore di riscaldamento locale, Christian Brummer di Jesenfeld. Ci ha consigliato molto bene e siamo rimasti entusiasti di questa caldaia. Il vantaggio di questa caldaia è che ha un'apertura grande. Si possono inserire tronchetti di mezzo metro, briquette, truccioli, cippato o si possono riutilizzare scarti di legna. Il carburante scorre facilmente grazie al pozzetto di riempimento che si estende in forma conica verso il basso. È possibile aggiungere continuamente cippato, truccioli o scarti di falegnameria, regolando semplicemente l'altezza della griglia. La caldaia può essere adattata in modo ottimale a diversi tipi di combustibile. Inoltre, la camera di combustione ad alta temperatura costruita con mattoni refrattari modulari per una post-combustione a bassa emissione dei gas di scarico è un'altra caratteristica distintiva dell'HDG Euro. Il cuore del sistema di controllo della combustione è l'HDG Control. Regola tutti i processi elettronici necessari per la generazione di calore e una combustione ottimale. Intuitivo per l'utente, è gestibile tramite il display touch user-friendly. Anche l'accensione è automatica ed è un vantaggio perché non c'è bisogno di stare sempre lì a fare tutto. E il bello è che si può collegare la caldaia a internet. Posso anche controllare dal mio cellulare lo stato della caldaia e se si è accesa o meno. E se c'è un errore, posso correggerlo subito. Sono totalmente soddisfatto dell'HDG e la sceglierei di nuovo senza esitazione. Riscaldamento efficiente, rispettoso dell'ambiente e flessibile. Questo è possibile con HDG.